Innanzitutto, visto lo zelo che lei usa sempre nei confronti del Movimento 5 Stelle nel chiedere a che titolo si interviene, auspichiamo che lo faccia la prossima volta anche con i deputati del PD e in particolare con la Presidente Ferranti. Era per specificare che non era Ermini relatore. Lei non lo sapeva, Presidente, a meno che lei non sia in sintonia tale con la Presidente Ferranti da leggere nella va mente bene, della va Presidente. Bene, proceda, grazie. È contro la richiesta, quindi faccia il suo intervento, deputato. Grazie. Il deputato Ermini si è stupito e ha giudicato ostruzionistico l'atteggiamento del primo del Movimento 5 Stelle dopo il mio intervento di 20 minuti. Cioè, Presidente, se è ostruzionistico un intervento di 20 minuti, uno, di fronte a una delle più grandi porcate che minano alle basi la democrazia di questo paese, allora mi sa che ci lamenteremo un tantino nei prossimi sproloqui del Presidente del Consiglio, che durano sempre un minimo di mezz'ora e che non trasmettono esattamente nulla nella sostanza. Presidente, noi votiamo contro per un semplice fatto, che siccome state portando avanti un attacco indecente nei confronti della libertà di informazione, siccome volete mettere il bavaglio all'informazione e a quei cittadini che vogliono onestamente fare informazione, pur non essendo giornalisti alcuni, pensate, noi vogliamo impedire che il PD metta anche il bavaglio a questo Parlamento, Presidente, perché non è possibile che ci sia una dichiarazione esplicita di questo tipo di un deputato che dopo un intervento di 20 minuti si permette di alzarsi e dire che chiede un rinvio per consentire il contingentamento dei tempi alla prossima seduta, perché è una dichiarazione esplicita del fatto che i deputati qui dentro non possono più esprimersi nell'interesse per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini per più di 20 minuti. E Presidente, io le chiedo, lei per regolamento è tenuto a far fare questa votazione, ennesima votazione farsa, in cui una maggioranza eletta in base a un premio incostituzionale darà ordine alla Camera su come deve agire. Però almeno, Presidente, ed esprima ogni tanto un messaggio che sia sanzionatorio di interventi di questo tipo che offendono la Camera. Ogni tanto, al posto di fare sempre messaggi che siano a favore della maggioranza, dia un messaggio che in qualche modo faccia capire al PD che non è padrone e proprietario di questa Camera, perché gli unici proprietari del Parlamento sono i cittadini italiani e questa gente se lo deve mettere in testa, e lei ha il diritto e il dovere di ricordarglielo. Grazie.